Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e si ricomincia con i nuovi video a tema Harry Potter. Questo è il primo video della stagione a tema Harry Potter, ne arriverà uno a settimana come ogni anno. E ragazzi, questa volta cominciamo con un unboxing davvero molto molto interessante e un acquisto che vi straconsiglio da un nuovo sito che ho scoperto, nuovo per me naturalmente, che adesso andrò a consigliarvi. Ecco qui il pacchetto che è arrivato da poco e che avevo preordinato addirittura nel mese di luglio. Si tratta di un prop, una replica di uno degli oggetti utilizzati in Harry Potter e la Camera dei Segreti e adesso sicuramente avrete già intuito di cosa io sto parlando. Ragazzi, aspettavo una replica di questo oggetto da tantissimo, praticamente da sempre, e finalmente eccolo qui tra le mie mani. L'ho ordinato dal sito inglese che si chiama Merchoid. Scritto Merch, Merch, e poi OID, merchoid.co.uk naturalmente. È un sito specializzato in merchandising di tutti i vari fandom più importanti, ma è specializzato soprattutto in Harry Potter ed ha anche molte esclusive a quanto pare. E la prima è stata il mantello dell'invisibilità, che funziona realmente, magari quello quando un giorno lo acquisterò ve lo mostrerò perché costa circa 70 euro, quindi ci vuole un attimino di riflessione prima di acquistarlo, mentre la cosa che vi sto per mostrare io l'ho presa in preordine a circa 18 euro, ma adesso si può acquistare per 22,99 euro. Le spedizioni su questo sito, nonostante sia inglese, sono sempre gratuite, quindi questa è una cosa molto molto interessante. Ma adesso andiamo ad aprire questo pacco perché poi mi dite che parlo troppo. Quindi apertura facilitata, vediamo se riusciamo ad aprirlo. Ecco qui, io ragazzi aspetto da un sacco di tempo di poterlo finalmente guardare. Mamma mia, quanta colla! Ragazzi, si tratta della replica della bottiglia Skelebro. Io sono super super contento. Ecco qui la fattura col mio indirizzo, ma vi faccio vedere il logo del sito internet così potrete riconoscerlo facilmente. E ragazzi, ecco qui la bottiglia che è davvero molto molto bella. Io sono sincero, vi dirò la verità, credevo fosse di metallo, invece a quanto pare è in plastica. Il prezzo è abbastanza alto per essere solo una bottiglia. Fosse stata di metallo, magari sarebbe stato meglio. Però devo dire che è così a prima vista davvero molto molto dettagliata, molto molto simile a quella del film. Proviamo a tirarla fuori dalla scatola, vediamo senza fare danni. Ecco qui, è una bottiglia di plastica molto molto semplice, una plastica abbastanza leggera oltretutto. Il tappo invece è abbastanza pesante. La scanalatura è fatta in modo che tutto coincida perfettamente, quindi non dobbiamo ogni volta stare lì a cercare di centrare la testa col corpo. E tutte le varie scritte, io ho già controllato dalle immagini su internet, sono coerenti con quello che abbiamo visto nel film. Anche la bottiglia è molto molto simile. Io ero sempre stato interessato ad acquistare una bottiglia di Skelegrow, l'ho cercata a Londra quando andai agli studios, l'ho cercata su internet, l'ho cercata tantissimo, ma ne ho trovate solamente fatte a mano, handmade, fatte da persone, da artisti, da persone che le realizzavano magari con il fimo o cose del genere. Io ultimamente, vi dirò la verità, propendo per acquistare merchandising ufficiale, a meno che ci siano delle copie talmente fedeli, anche non ufficiali, che potrei farmi andare bene. Ad esempio, ultimamente sto cercando una copia della pietra filosofale, perché spendere 80 euro semplicemente per avere un pezzo di vetro rosso mi sembra un po' esagerato. Quindi, qualora qualcuno trovasse una replica, anche cinese, ovunque, di questa pietra filosofale, per favore mi avvisi. Su Instagram, ad esempio, sono antonio.seria, mi trovate facilmente. E ragazzi, vi chiedo di cominciare a seguirmi su Instagram perché
probabilmente da gennaio i miei video potrebbero avere i commenti disattivati a causa dei nuovi cambiamenti di regole di YouTube, perché, detto in poche parole, se un video è appetibile ai bambini, nonostante magari i miei video non siano proprio indirizzati ai bambini, ma potrebbero essere appetibili, in quel caso nei video verranno disattivati i commenti. Quindi, per poter interagire con me, dopo aver visto il video, bisognerà per forza spostarsi su Instagram. Quindi, magari cominciate a seguirmi lì. E ci sposteremo lì e faremo le nostre chiacchiere in privato o sotto i post. Cercherò di essere anche più attivo nei post a questo punto. Ma chiusa parentesi, ragazzi, questa bottiglia devo dire che è davvero molto molto bella. Sono super soddisfatto. Io l'ho pagata, come vi dicevo, circa 18 euro perché l'ho preordinata con mesi di anticipo, ma anche 22,99 euro, incluse le spedizioni che sono gratuite. Devo dire che ne vale la pena. Quanto tempo impiega ad arrivare? Circa 15 giorni, 10 giorni, magari voi che abitate al nord, noi che abitiamo al sud, qualche giorno in più ci sta. Quindi, ragazzi, 10-15 giorni metteteli in conto, però è davvero molto molto bella, sono super soddisfatto e ragazzi, a questo punto vi lascio il link sotto in info box a Merchoid per poter acquistare la bottiglia e anche altre cose. Fatemi sapere se già conoscevate questo negozio e soprattutto perché non me lo avevate detto, visto che l'ho scoperto quest'estate. Sarebbe stato utile conoscerlo molto tempo fa. Ragazzi, la bottiglia di Skelegrow è super approvata, ve la straconsiglio. Io non la userò per berci, ma volendo si può anche portare in giro come borraccia, ma io la metterò immediatamente nella mia collezione, collezione che vi mostrerò a breve. Ragazzi, mancano tantissime cose perché ho deciso di liberarmi di tutte le cose non ufficiali, tutte le cose che ritenevo più stupide e concentrarmi sulle repliche come questa della bottiglia e tutte quelle cose che hanno realmente un valore collezionistico e non qualsiasi cosa con scritto sopra Harry Potter. Quindi sarò un pochino più selettivo da oggi in poi. A questo punto, ragazzi, non mi resta che salutarvi e ringraziarvi per aver visto il video fino alla fine. Mi raccomando, lasciate commenti sotto al video, controllate sempre l'info box, iscrivetevi, attivate la campanella e io vi do appuntamento a prestissimo con nuovi video potteriani di qualità. Quindi, ragazzi, ci vediamo presto. Ciao!